Ciao a tutti amici, oggi mi trovo a Pechino, sono in un posto molto caratteristico, sono negli Hutong, che sono dei vicoli stretti per la città di Pechino nella zona centrale, molto famosi perché hanno delle case molto caratteristiche che sono chiamate in cinese Shiyuan, che sono delle case quadrangolari con un cortile al centro e con muri e tetti grigi. Ecco, negli Hutong hanno anche costruito queste vie commerciali piene di negozi, come vedete dove sto camminando ora, dove ci sono ristoranti, vendono qualsiasi cosa. Ecco, vedete, questa via centrale è la via piena di negozi, mentre in questi Hutong ci sono le abitazioni, queste Shiyuan, e non ci sono negozi, i negozi sono solo per questa via principale. Ecco, qui potete trovare qualsiasi cosa, è un posto molto turistico. Vi faccio vedere, ci sono scarpe, vestiti, e qui potete trovare anche il nostro cibo. Guardate, pure la cheese fondue. Tra questi negozi, in molti posti si possono vedere, ci sono anche delle abitazioni con un cartello appeso sulla porta con scritto vietato l'ingresso ai turisti. Probabilmente perché i turisti sono troppi e magari si trovavano per casa, per il cortile, turisti che entravano per far foto, video, eccetera. Ecco, come per esempio questa, vedete che è un'abitazione, uno Shiyuan, però a fianco sono tutti negozi. Ecco, guardate il famoso cartello. Ciao. 回去跟问一下老板。不错。 您没事，坐上照个相，没事。 没事，您是这边本地人吗？啊，是的。你也住四合院吗？四合院。哦，是的。老板住的太小。很小吗？你房子也小。那一个四合院有多大呀？没厕所是吧？没有，有几千平米都有。哦。你有多少？多大？十几平米，也大概二三百万。 他也要更贵了，我听说要几个十几个亿的。几个亿那是像这院。那你们在哪里上厕所呀？公厕。在外面上。嗯。你们家里面都没厕所？没有，我们那院住几十家呢。几十家。也羡慕，不好。那辛苦为什么不卖呢？卖了买不起。 Quindi, come avete sentito, come ha appena detto il signore, in molti Shiyuan vivono tantissime famiglie insieme e i costi sono altissimi. Come ho appena chiesto, perché il signore non vende la sua stanza per poter comprare una casa più grande? Perché i costi di Pechino delle case sono veramente altissimi e con i soldi che guadagnerebbe vendendo la propria casa non sono abbastanza per poter acquistarne una nuova qui a Pechino. E quindi decidono di vivere in queste stanze piccole piccole. Però ovviamente ci sono anche famiglie che vivono da sole in uno Shiyuan, per esempio come queste, però in questo caso si tratta di famiglie molto benestanti. Ecco, poi come vedete fuori dalle case ci sono questi bagni pubblici, ecco, abbiamo appena finito di parlarne ed ecco qui, vedete? E quindi quando devono andare in bagno escono dalla casa e usufruiscono di questi servizi pubblici. Prima mi stavo chiedendo, ma ci vivono così tante persone negli Hutong e quando devono andare ai servizi non devono fare tantissima coda? Poi mi sono scoperto una cosa, c'è un bagno pubblico a distanza di pochi metri. Ecco, là ne ho visto, guardate, là c'è un altro, andiamo a vedere insieme. Nel corso degli anni molti Hutong sono stati demoliti per l'amore del progresso e sono stati sostituiti da grandi grattacieli, però nell'Hutong dove mi trovo oggi ha più di 800 anni di storia.
这个门墩儿，你看它那个石纹的，花纹的，特别精致。这是你家吗？不是，不是，我哪儿？这个那个现在做不出来这个。对呀，那这个大概要多少年了？这个我觉得得有一百，最起码得一百多年了。哇塞！晚清后来又被冯大同同买走了，冯国璋。 Ecco amici, ora si è fatto buio, anche noi ce ne andiamo. Spero che l'esperienza di oggi vi sia piaciuta e che vi sia stata anche d'aiuto per comprendere meglio la cultura di Pechino e degli Hutong. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti e ciao a tutti anche da Pechino.